Buongiorno carissimi, bentrovati in questo 14 febbraio che non è soltanto il martedì della sesta settimana del tempo ordinario, ma anche la festa dei Santi Cirillo e Metodio. Beh, mi potreste dire, ma perché oggi non è San Valentino? Beh, scusate, come nel mondo c'è spazio per tanti esseri umani, nel calendario in un giorno c'è spazio anche per tanti santi. Nell'elenco dei santi di oggi spicca in maniera particolare, spiccano Cirillo e Metodio perché sono patroni anche d'Europa, ecco perché è festa per noi cristiani, patroni d'Europa insieme a San Benedetto. Quindi la liturgia della parola di oggi è dal proprio dei santi. Come prima lettura abbiamo l'opzione di scelta fra gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, Isaia, capitolo 52. Ecco, scelgo di commentare Isaia, che credo si leghi anche molto bene al brano del Vangelo di oggi, tratto da Luca capitolo 10, i primi 9 versetti, perché nel libro di Isaia la salvezza era identificata come il movimento del popolo verso il monte Sion, questo messaggero che annuncia la pace, messaggero di buone notizie, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Come ogni israelita era chiamato ad andare al Tempio di Gerusalemme una volta l'anno in pellegrinaggio, così il Monte Sion è proprio per prefigurazione della Gerusalemme celeste, di quella comunione eterna con Dio. Ma questa comunione eterna di tutti i popoli che si dirigono verso il Monte Sion è parte da un invito che Gesù fa. Quindi, se c'è un movimento verso Dio, adesso c'è il movimento di Dio verso l'umanità che Gesù sancisce con l'invio dei 72, che li manda a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi, ad annunciare che cosa? La pace, shalom, quella pace e quella salvezza. Dio ti ama, Dio ti viene incontro. Quindi questo movimento fuori è l'andare verso i fratelli e le sorelle per far scoprire o rinsaldare l'amore di Dio per quelle anime. Ecco allora il movimento che i nostri fratelli Cirillo e Metodio hanno fatto dalla Grecia, sono andati verso i popoli slavi e per dire loro di Gesù hanno inventato un alfabeto che poi è diventato l'alfabeto cirillico, così come hanno potuto tradurre i testi sacri in modo tale che il popolo potesse conoscere, sapere, leggere, fare esperienza dell'amore del Signore. Ma sono stati denunciati da missionari latini e pertanto questi due fratelli, che erano appunto fratelli anche di sangue, sono dovuti andare a Roma per andare a parlare con il Papa, il quale, Papa Adriano II, se non erro, li ha accolti, ha avallato e ha detto: sì, la vostra opera è un'opera buona, un'opera di inculturazione, andate. Cirillo morì a Roma il 14 febbraio 869, Metodio fu invece consacrato vescovo e rimandato come legato pontificio nei popoli slavi. Bene, che cosa dobbiamo annunciare al mondo? Veramente l'amore, l'amore di Dio per ogni creatura. E allora auguriamoci di essere araldi dell'amore. San Valentino non è la festa degli innamorati, siamo un po' tutti innamorati. L'importante è non essere innamorati troppo di noi stessi, perché si cade nel narcisismo, come un po' la gelosia, no? La giusta misura, la troppa gelosia è asfissiante e quindi distrugge. Ecco, l'amore di Dio è eccelso. L'amore per noi stessi in giusta misura. L'amore per l'altro è qualcosa che rinnova, e questo è buono. Non servire la persona per le mie mancanze affettive, ma costruire qualcosa di bello, perché l'amore poi fa anche sognare, fa andare oltre le aspettative umane, fa andare oltre le capacità anche umane. Quindi l'amore è un grande motore. Siamo tutti innamorati del Signore? Ma certo che sì. Allora buona festa degli innamorati a tutti in questo giorno benedetto da Dio, e che l'amore possa regnare sempre nel nostro cuore e non il buio, non l'odio e non quella gelosia che è distruttiva. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, anche buon onomastico a coloro che portano il nome Cirillo o Metodio, perché ci può essere pure in questo mondo così vasto che qualcuno abbia questo nome, ma auguri anche di buon onomastico a coloro che portano il nome Valentino. Un abbraccio fraterno, buona e santa giornata e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.